Esiste la democrazia, esiste secondo me un sindaco eletto che sarà giudicato, credo, dal popolo, dalla gente, dalle persone Come secondo fra lei? 2 anni e mezzo. Non devo giudicarlo io, lo giudicherà l'elettorato e a questo punto vedremo quali sono le situazioni. Secondo me, io sono molto ben voluto in città, è inutile dirlo, insomma, quando sono andato via avevo il 69% di consenso, insomma, sono quelle cose che fanno piacere. Camminando per la città continuo a avere piacere, però in questo momento c'è un allineamento dei pianeti, il comune, la provincia, i comuni, la Il regione, e governo. che go il governo, e che governino loro. E poi nel 2006, come si gioca a poker? Vedo, no? Lei ha capito come si gioca a Certo che ho capito, poker? però secondo me, non so, non capisco cosa sta bluffando adesso. No, io non sto No. bluffando, ho detto che la vita è lunga, mancano 2 anni e mezzo. Comunque le piacerebbe, insomma, Ma diciamo, io no? sono. Potrebbe dircelo, ma poi dovrebbe ucciderci. Perché devo ucciderti? No, è un modo di dire, insomma, quindi, No, nel senso però le che. piacerebbe. No, nel senso che io ho sempre amato, sono stato il primo sindaco di Muggia e 10 anni a Trieste. Credo di aver fatto le cose in una certa maniera, collaborando, qui c'era uno dei miei assessori. Per cui, ripeto, se ci sarà l'opportunità faremo un pensiero serio, insomma. Certo, Quindi le piacerebbe. mi è sempre piaciuto. Sai, vincere piace a tutti. Ah, perché lei dice vince sicuro, questo dice. Beh, insomma. Va bene, Furlanich, che Lo succede? deciderà la gente, No, insomma. vediamo se Giacomelli vuole fare l'assessore, sentiremo dopo. Purtroppo, Vabbè, però. quindi non è d'accordo con Cosolini, via, abbiamo capito. Qualche settimana fa aveva detto la città si sta risvegliando. Trieste è cambiata. Il problema è un punto di domanda: come è cambiata? In meglio o in peggio? Lo decideranno Peggio. loro alle prossime elezioni. E lei non Lui non dice, si pronuncia. lei non si Non pronuncia. posso perché sono di parte. Vabbè, grazie a tutti per essere stati ospiti di Ringa.